Salve, sono sempre io, Romanino Romano. Questa sera registro questo video per fare un po' una considerazione di massima. Chiaramente, anche se un po' a denti stretti, mi va di considerare che la mia è una lotta impari. Il mio antagonista è più forte di me. E quando parlo di antagonista mi riferisco non tanto alla figura dell'avversario, perché non voglio valutarlo in termini cruenti questo rapporto. Il mio antagonista è molto più potente di me e mi riferisco ovviamente al circuito delle religioni, della religione cristiana, per quanto riguarda gli esponenti della Chiesa cattolica, così come della protestante in generale. Io non ho titoli accademici da vantare, non ho l'appoggio della stampa, così come neanche della televisione, ho solo fame di giustizia, che alimento con l'aiuto, peraltro, di un computer, non mio, di un notebook che mi è stato prestato. Ecco perché dico che la mia lotta, ripeto, ha questo aspetto della difficoltà nel gestirla, perché le forze non sono equilibrate allo stesso modo. Vorrei cambiare il mondo, sono un po' un utopista, un sognatore, forse ci riuscirei pure, ma senza mezzi diventa comunque difficile. Chiaramente ho malanimo verso i truffatori, verso i parassiti e i millantatori, piaga purulenta della nostra società. Vorrei combatterli con l'arma più potente che potrei avere nelle mie disponibilità, convincere le masse al loro abbandono. Considerando che la religione oggi, così come ieri, sono il vero cancro della nostra società, quando in particolar modo la religione assume la caratteristica dell'attività commerciale. Oggi ho ricevuto 48 telefonate da parte di persone di varia estrazione sociale. Tutte le 48 persone con le quali ho avuto modo di parlare, e ogni giorno succede, la media di 20-30 telefonate, oggi come ieri, le persone con le quali mi sono confrontato telefonicamente, non solo mi hanno rivolto i complimenti per il valore della mia azione, ma mi hanno pregato di continuare. Io ho anche rimproverato queste persone dicendo loro: ma perché non manifestate questo vostro sentimento in pubblico attraverso Facebook, quel palinsesto dove io mi sto un po' promuovendo con la mia azione? E tutti, chi per un verso, chi per un altro, mi hanno accampato delle scuse. Sono la parente del pastore, sono l'amica della moglie del pastore, sono un professionista che lavora in ambito clericale. Insomma, ognuno ha dichiarato e mi ha dichiarato che non sarebbe stato conveniente esporsi pubblicamente nel dichiararmi i loro favori. Questo ovviamente è un aspetto fortemente negativo, anche se per un certo verso lo posso capire. Fare quello che sto facendo io non è facile, non è necessariamente indice di coraggio o spregiudicatezza, e ripeto, voglia di dire la verità. Ovviamente lo posso fare io perché? Perché non sono più nella società. Mi sono isolato dalla società, vivo in mezzo alla campagna, sperduto in mezzo ai boschi,
non ho più famiglia, non ho più interessi, quindi gioco forza, mi sta risultando facile fare quello che sto facendo, peraltro ne ho anche il tempo nella disponibilità e quindi sono per un certo verso favorito. Certamente per quello che vi ho fino ad oggi documentato, sia attraverso i video che gli scritti, è palese e chiaro che ormai questa religione chiamata cristiana ha perso tutta la sua affidabilità. Se noi andiamo a valutare quello che vediamo fare o come vediamo agire questi responsabili delle varie chiese, paragonando il loro comportamento a quello che dice la Bibbia. La Bibbia è chiara, anche se, come ho sempre detto e come è poi di fatto, è stata fortemente manipolata, si esprime in modo corretto nelle parti che risultano essere attendibili. Io vi ho sempre detto che nella Bibbia si è presentato, nel Vangelo si è presentata la Chiesa che è stata voluta da Gesù, da Dio e dallo Spirito Santo. Questa Chiesa la troviamo descritta in Atti 2 dal versetto 36 al 48. È una Chiesa che esprime il concetto vero della cristianità, che è quello della solidarietà, dell'amore, della fratellanza, della condivisione. La Chiesa che noi oggi stiamo vivendo, che voi oggi state vivendo, è esattamente l'opposto. È la Chiesa della truffa, dell'imbroglio, della millanteria. È una Chiesa, tra le altre cose, fortemente pagana. Da una parte abbiamo le statue, dall'altra parte abbiamo la richiesta illegale della decima, così come delle offerte. Chiaramente tutte e due le parti, quindi tutte le varie espressioni religiose, hanno come fondamento alcune verità della Bibbia estrapolate ad hoc. Però l'interesse di ognuno di queste, ripeto, è quello di fare cassa per far star bene i personaggi che detengono alcuni poteri o alcuni titoli, quindi il Papa, il Cardinale, il Prete, il Pastore e così via raccontando. Gesù, stando a quello che si può capire dalla Bibbia, è venuto al mondo ed è stato mandato da Dio per compiere una missione importante, pacificare un attimino il mondo attraverso la sua espressione, attraverso la sua parola, portando in forma evidente il concetto più importante, l'espressione più importante, che era quello ed è quello dell'amore. Il comandamento di Gesù è: amatevi come io vi ho amato. Gesù non chiedeva decime, non ha istituito religioni, non ha aperto chiese, non chiedeva offerte, anzi, si era messo sin dall'inizio contro i sacerdoti del suo tempo, i farisei. Attirava e ha attirato a sé molta folla e questo ovviamente ha creato qualche imbarazzo nell'ambito dei vertici della religione del suo tempo, che era prevalentemente vocata al paganesimo, erano pieni di divinità, anche loro di statue. Questo tipo di movimento e di azione di Gesù, ripeto, ha dato fastidio a qualcuno, tant'è che a un certo punto, non sapendo come altro fare, fecero intervenire. Ora io vi sto raccontando e vi sto dicendo la storia come dovrebbe essere, come è, ma che non è commerciale quella che vi racconto io, è più commerciale quella che vi raccontano gli altri. Quindi Gesù, come vi ho già detto in un altro video, a un certo punto si mette, se non di volontà, contro questa gente, e questa gente deve fargliela pagare, il famoso Caifa, il sommo sacerdote della che capeggiava i farisei di quel tempo,
trova la soluzione di farlo arrestare. A quel tempo il territorio dove viveva Gesù era sotto dominio dell'impero romano, e quindi si fa entrare in ballo questo governatore di nome Pilato, al quale si dà la responsabilità di giudicare. Crocifiggilo, crocifiggilo. Ovviamente Pilato cercava un motivo per poter giudicare a morte il presunto reo, e trovano la soluzione. Si è fatto re dei Giudei. Questo è grave, perché a questo punto scatta il meccanismo di lesa maestà. Un imperatore non può accettare che nel suo territorio dominato vi sia un altro imperatore, e quindi trova la motivazione per farlo uccidere. Questo per dirvi come è spiegata nella Bibbia l'avventura della morte di Gesù. È chiaro che Gesù, in quel contesto dove avvenne la condanna e dove doveva avvenire il sacrificio per morte sulla croce, così come era in uso ai romani di quel tempo, aveva molti ancora personaggi tra il popolo che lo chiamavano, che lo cercavano, che lo stimavano, quindi dovevano fargliela pagare in qualche modo. Un uomo che si dichiarava figlio di Dio, re dei Giudei, aveva ancora molto ascendente tra il popolo, quindi bisognava umiliarlo in qualche modo. Hanno trovato la forma, che era quello di fargli portare una croce sulle spalle e di torturarlo nella fase del cammino verso il luogo della crocifissione. Quindi lo hanno insultato, lo hanno sputato, lo hanno trafitto nelle carni. Dovevano così dimostrare al popolo che ancora lo rispettava che non era né il figlio di Dio né il re dei Giudei, ma un uomo qualsiasi che a un certo punto, caduto dalla sua potestà verbale, aveva le stesse caratteristiche di un altro uomo. Se fosse stato figlio di Dio, avrebbe trovato la forma per far intervenire il padre in sua difesa; se fosse stato il re dei Giudei, avrebbe avuto a disposizione un esercito pronto a combattere per lui. Il popolo doveva capire che non aveva queste forze, e quindi doveva essere umiliato, ed è stato umiliato, ed è stato portato alla croce dopo aver patito chiaramente le pene dell'inferno. Questo ha messo il popolo nella condizione di dire: beh, forse Caifa e i nostri sacerdoti non hanno sbagliato. Morto Gesù, poi conosciamo la storia, la risurrezione e cose di questo genere. Raccontarla in questo modo vorrebbe dire annullare completamente il cristianesimo, che è basato invece su una storia assurda che non ha senso, della morte per espiare con il sangue il nostro peccato, che è disceso da un personaggio di nome Adamo. Ma lo stesso Gesù ha sconfessato questa supposizione, perché quando gli chiedevano chi può entrare nel regno dei cieli, Gesù prese il bambino, lo mise sulla gamba e disse: se non sarete puri come questo bambino, non entrerete nel regno dei cieli. Questa affermazione fa chiaramente capire che Gesù ha, in quel momento e in quella circostanza, ha dichiarato palesemente che i bambini sono puri e quindi privi del famoso peccato ereditario. Questo per gli speculatori non ha senso. Gesù è morto per i nostri peccati, noi siamo tutti peccatori e quindi abbiamo bisogno del lavacro, del battesimo, e li bisogna pagare. Abbiamo bisogno di tutta una serie di altre cerimonie che piano piano ci mettono nella condizione, e ci hanno messo nella condizione, di far diventare ricchissimi questi potentati che si definiscono religioni, e che addirittura hanno al loro vertice
qualcuno che si dichiara successore apostolico o vicario di Cristo. 2 più 2 fa 4, e questo è inconfutabile. Quello che vi sto dicendo io ha un riscontro nella Bibbia, quello che vi dicono loro non ha nessun riscontro. Parlando con queste 48 persone di oggi, con ognuno di loro ho detto: ma è come si può spiegare che ancora la gente, nonostante tutto, non riesce a capire la trappola nella quale si trova imbrigliata, si trova prigioniera. Siamo persone furbe, ci riteniamo tali, siamo persone più o meno preparate, non occorre essere dei premi Nobel per capire che qualcosa non sta funzionando, ma nonostante tutto la fanno da padrone gli imbroglioni. Io non capisco. È chiaro che ogni volta che lancio un video o qualcosa di scritto su Facebook noto un certo tipo di accoglienza. I video vengono letti, però, ripeto, non succede quel fenomeno che dovrebbe invece avvenire, del risultato plateale, del grosso risultato, perché la gente ha paura, la gente è asservita, la gente è soporizzata. 20 secoli di racconti, di favole, ormai sono entrati nel cervello delle persone, e quindi questo romano romanino può anche darsi, santo Dio, forse ha pure ragione, ma chi è? Il Papa bacia i piedi, ma e per questo dice che bisogna essere, bisogna dimostrare verso gli altri questo rapporto di fratellanza, baciare i piedi. Sì, lo faceva anche Gesù, ha baciato i piedi dei suoi apostoli, però Gesù ha dato da mangiare ai poveri, Gesù ha guarito gli ammalati, Gesù ha risuscitato i morti, Gesù ha insegnato a molti ad amarsi nel senso della vera fratellanza, nel rispetto della Chiesa di Atti 2 dal versetto 36 al 48, chi aveva proprietà e beni li vendeva e ne faceva parte con chiunque era nella necessità. Se io mi fermo soltanto all'aspetto del baciare i piedi, del lavare i piedi, e poi non produco tutti gli altri effetti che ha prodotto Gesù, io sto soltanto facendo marketing, sto soltanto facendo qualcosa che serve a radunare le folle e a farmi dire: guarda che bravo, e nello stesso tempo a riempire le cassette delle offerte. Io, se sono un vicario e un successore e voglio ripetere fedelmente le opere di Gesù, le devo compiere come Gesù le ha compiute, ma se mi fermo soltanto a lavare con un po' d'acqua dei piedi, già peraltro molto lavati prima e ben profumati, e poi li bacio e mi fermo lì, e io non ho compiuto la stessa opera di Gesù, ma una piccolissima parte. Se poi, ripeto, dopo aver fatto questa operazione e trascuro i miei fratelli che sono buttati nelle stazioni sui marciapiedi, o chi ha fame, o quel bambino che sta morendo per fame. Partendo da un altro principio, che Gesù non era ricco ma era dotato di carismi, quelli che oggi si dichiarano successori e vicari di Cristo sono ricchissimi. Il 21% della proprietà immobiliare sul territorio italiano, solo sul territorio italiano, è nei loro possedimenti. Dicono che sono tonnellate le montagne d'oro che hanno dentro il Vaticano. Quindi, mentre Gesù ieri aveva i suoi carismi, le sue doti, quale figlio di Dio, e poteva fare le cose che ha fatto nel provvedere alle necessità di chi aveva bisogno, di chi era in malattia o di chi era alla fame, sapendo moltiplicare i pane e i pesci, oggi che questi, pur essendo vicari e successori, non hanno queste capacità,
avendo ricevuto dal popolo in 20 secoli tante sostanze economiche, hanno questo carisma, hanno il potere dei denari, con il quale potrebbero risolvere e fare le stesse cose che ha fatto Gesù. E invece no. Invece accumulano e fanno sempre queste operazioni di facciata. Ma la domanda mia è sempre la stessa. Ma queste cose le ha capito Romano Romanino, che non è, ripeto, un premio Nobel della letteratura, non è un Einstein del 2014, è un modestissimo personaggio che sta leggendo, che sta cercando di capire, che ha un po' di tempo a disposizione, che trasmette questi messaggi che dovrebbero essere accolti, metabolizzati, perché la gente a un certo punto possa dire: io non ho il tempo per fare queste ricerche, perché a differenza di Romano Romanino lavoro, ho una famiglia, ho da pensare ai miei figli, però lui mi sta producendo questo materiale, il tempo per leggerlo e per ascoltarlo ce l'ho. Vediamo cosa può esserci di vero o di falso, partendo ancora da un altro principio, che Romanino sta facendo queste cose senza chiedere denari e senza avere chiese o senza aver aperto chiese e voler a tutti i costi fare degli adepti. Quindi è pura la sua azione, è onesta la sua azione. Non succede perché c'è questa paura. Succede a livello di telefonate, la gente mi telefona, la gente mi viene a trovare, è tutto ok, quando io chiedo, insomma, anche per svegliare un po' gli altri, pubblica, ditelo in pubblico, no, lì si tirano indietro. Mi raccomando, non dire che ti ho chiamato, mi raccomando, non fare il mio nome, mi raccomando. E questo è grave, è molto grave. Ora, questa è una considerazione che volevo fare. È chiaro che se avessi a disposizione una radio, una televisione, l'aiuto di qualche giornalista, allora le cose forse prenderebbero un'altra piega. Ma non perché io debba vincerla e per chissà quale strano motivo, perché dovrebbe vincere la verità, l'onestà, la giustizia, dovrebbe vincere la parola di Dio, dovrebbe vincere la vera parola di Gesù. Che, ripeto, io sto cercando di trasmettervi in modo fedele e onesto, analizzando passo passo quello che dice la Bibbia e quello che riesco a trovare da un amico che mi ha messo a disposizione una magnifica biblioteca dove proprio c'è da perdersi. E quindi, un po' facendo delle ricerche in quella biblioteca, un po' per le telefonate che ricevo, un po' grazie all'aiuto della Bibbia, sto riuscendo a farvi capire che Gesù è il Figlio di Dio, che la Trinità non ha quel valore che vi presentano, che Gesù non è morto in croce per i nostri peccati, che il peccato originale trasmissibile non esiste. Ma tutto questo, ripeto, ve lo sto trasmettendo, aggiungendo alle poche cose che dico, le tante che traggo dalla Bibbia. Quindi in ogni mio video, in ogni mio scritto, vedete molto di Bibbia. Questo vi fa ancora capire che la mia azione è veramente onesta, quantomeno nei riguardi della Bibbia e nei riguardi del rispetto, ovviamente, di Dio e di suo Figlio Gesù. Certo, l'ideale alla fine sarebbe poter ritornare indietro, quindi ricominciare a creare le chiese in casa, dove radunarci in 10, 20, massimo 30 persone, questo per evitare le forme di speculazione. L'ideale sarebbe far ritornare in vita la Chiesa creata, ripeto, da Gesù, da Dio e dallo Spirito Santo, che troviamo in Atti 2, dal versetto 36 al 40. L'ideale sarebbe che il nostro politico cominciasse un po' ad esaminare, specialmente in questo momento di controllo dell'economia, perché bisogna ancora dare un 8 per 1000 a delle persone
che già sono ricche, permettere ad Eleon Lus di fare quello che vogliono chiedendo il 5 per 1000 a favore di questo o di quell'altro, quando sappiamo che la Guardia di Finanza ne sequestra e ne manda in tribunale ogni anno migliaia di questi truffatori. Se il politico avesse la capacità di essere un po' più lungimirante anche in questo senso e rivedere le posizioni della borsa che è troppo larga nei riguardi del millantatore, e allora le cose ovviamente prenderebbero seriamente un'altra piega. Considerate che il costo complessivo tra 8 per 1000, 5 per 1000, esenzioni, benefit e una storia e l'altra, ecco, oggi il popolo italiano, il contribuente, dà alla Chiesa cristiana 21 miliardi di euro. Si sta cercando di cavillare sulle macchine date ai vari ministri e cose di questo genere. Beh, se si cercasse anche di valutare questo aspetto gravissimo di questa dispersione economica, forse ne trarrebbe vantaggio anche qualche pensionato che ancora oggi vive con 290 euro al mese di pensione. Mentre loro discutono se è il caso di aumentare o di abbassare i 240.000 euro l'anno da dare ai dirigenti. Giustizia sociale non ce n'è, non ce n'è né dal punto di vista della religione, che è tutta quanta truffaldina, né dal punto di vista della politica. E noi siamo sia nel campo della religione che nel campo della politica un popolo, come si è sempre detto, bue. Dovrebbe essere sovrano, ma è un popolo bue, un popolo che non sa ribellarsi. Ribellarsi non vuol dire prendere le mazze o essere violenti. Ribellarsi vorrebbe soltanto dire, per esempio nel caso della politica, quando è il momento di dover fare un segno su un foglio di carta che si chiama scheda elettorale, se quel giorno ce ne stessimo in casa ad ascoltare un video di Romano Romanino, forse si farebbe capire anche a questi altri che è ora di cambiare registro. Ci sarebbe tanto, ci sarebbe molto da dire, ma mi fermo qui. Ho voluto realizzare questo video per dirvi che non è un grosso successo quello che sto ottenendo. Le 48 telefonate o le 20-30 telefonate al giorno che ricevo, le migliaia di visualizzazioni, le centinaia di mi piace sulle pagine sono già un segno, però sono un piccolissimo segno. Dovrebbe essere più massiccia, più visibile la mia azione, e allora si otterrebbero risultati completamente diversi. Io vi lascio augurandomi che il mio contributo possa servire a cambiare il vostro rapporto con la fede, con la religione, e il vostro rapporto con Dio e con suo figlio Gesù, che deve essere fatto essenzialmente in forma onesta, nel rispetto di quello che è la volontà essenzialmente di Gesù e di suo padre Dio, ed è espresso nell'ultimo comandamento che Gesù ci ha lasciato: amatevi come io vi ho amato. Ma amatevi come io vi ho amato in forma vera, non in chiacchiere, non in cose superficiali, non in slogan, non in attività che fanno soltanto diventare un'azione di marketing da venditore di pentole di detersivi la nostra azione. Purtroppo costoro ci riescono e attirano ancora molta folla. Ci ha sempre lì. Popolo bue o popolo sovrano? Vi lascio, a risentirci.